per un protocollo d'intesa per la riduzione di attività e scambi interculturali nel settore teatrale e musicale tra l'ente autonomo regionale di Messina e le istituzioni che io reputo, ma è la verità, più importanti da questo punto di vista sul territorio, che sono l'Università degli Studi di Messina e il Conservatorio Corelli. E per noi è importante perché è non il termine di un percorso, ma l'inizio di un percorso voluto con il commissario Iervolino, che ha sostituito il Consiglio di Amministrazione negli ultimi mesi, e oggi è riconfermato dalla scelta del Presidente del Consiglio, l'abbiamo riportato in Consiglio con grande entusiasmo e oggi ci ritroviamo qua. Gli atti per cui che saranno pubblici e saranno messi pure in evidenza sul nostro sito di questo protocollo d'intesa, più che leggerli in maniera fredda ed esponenziale, vorrei che ce le raccontassero gli artefici, il mio presidente, il rettore e il dottore Ministeri, nella qualità di presidente del Conservatorio Corelli. Sono onorato di stare a questo tavolo, lo sono da presidente del teatro e lo sono anche da impiegato dell'Ateneo Messinese. Sono orgoglioso di essere un impiegato dell'Ateneo Messinese. E per cui ritrovarmi a creare una sinergia con l'Ateneo per me è veramente una gioia immensa. Ho provato la convenzione già pronta, però sono stato anche qui felice di accoglierla per i motivi di cui sopra, ma anche per un motivo particolare. Come ho preannunciato più volte, questa amministrazione del teatro ha una visione precisa, cioè quella di grandissima, estrema apertura al territorio e alle sue istituzioni. Questo è il primo protocollo, ovviamente ne faremo anche altri con altre istituzioni, ma con le quali già stiamo dialogando, abbiamo avuto degli incontri con gli operatori turistici, con il comune, con la giunta comunale, con le commissioni culturali, insomma l'apertura è massima e questa visione è quella che deve portare il teatro a essere vissuto quotidianamente il più possibilmente dai cittadini. I cittadini possono essere studenti, possono essere impiegati, possono essere naturalmente gli artisti, ma deve essere vissuto quotidianamente il più possibile. Questo protocollo ci dà già l'opportunità di attivare immediatamente un protocollo generale al quale vanno aggiunti tutti i vari decreti attuativi del caso. Il primo già è pronto con l'Università di Messina ed è già un punto chiaro sulle attività che andremo a fare. Grazie al teatro, grazie al Conservatorio Corelli, grazie soprattutto per il fatto di avere voluto il coinvolgimento dell'università su una serie di iniziative di interesse comune. Era strano che l'università non avesse un accordo di carattere operativo con un'istituzione culturale importante come il teatro. Non stiamo facendo niente di strano adesso, era strano prima, stiamo facendo quello che normalmente ci si aspetta da istituzioni come il teatro di una città e l'università della stessa città. Quando abbiamo cominciato a discutere del modo in cui sviluppare la collaborazione, come sempre si fa, si scrive un accordo quadro di carattere generale che lascia intravedere tutta una serie di azioni, di attività comuni. Poi si dà corpo alle intenzioni espresse nell'accordo quadro con un accordo o più accordi di carattere operativo. Quindi vogliamo fare delle cose insieme, lo diciamo in un accordo generale, poi cosa facciamo insieme lo specifichiamo in accordi di carattere operativo. Io sempre, il Presidente Fiorino lo sa, dico sempre, possiamo firmare tutti gli accordi generali che vogliamo in qualsiasi momento, ma non voglio comunicare mai niente se non abbiamo qualcosa che stiamo cominciando a fare subito. Per cui ci tenevo molto che la presentazione della collaborazione fosse concreta, perché la concretezza è qualcosa che comunque caratterizza il modo di fare dell'amministrazione universitaria e che non vogliamo in nessun modo, a cui non vogliamo in nessun modo applicare, e quindi l'accordo operativo. L'accordo operativo è veramente un accordo importante. Noi crediamo molto nella importanza dell'accordo operativo. Non è soltanto uno scambio di competenze o lo svolgimento di alcune attività in comune
nella dichiarazione e nei fatti. Andiamo a qualche esempio. Il coinvolgimento, questo magari ce lo possiamo aspettare con del mondo universitario, i docenti, il personale tecnico amministrativo, gli studenti, con uno sconto sullo sbigliettamento. Ma non è solo questo, la collaborazione è proprio nel vivere il mondo del teatro. Domani verranno artisti in questo teatro a esibirsi, perché non portarli anche dentro le aule universitarie e fare conoscere ai nostri studenti il mondo del teatro dalla viva voce degli artisti? Allora è previsto esattamente questo, magari sono anche artisti famosi che hanno appena pubblicato un libro, una biografia, ma perché non raccontarla in classe e fare una sorpresa ai nostri ragazzi durante un'ora di diritto pubblico, o attesa come se fosse un'ora di diritto pubblico, e praticamente arriva l'attore Rocchio, l'attore Bianchi, che racconta la sua vita dentro il teatro e dentro un mondo che può o potrebbe per alcuni essere poco conosciuto. Questo è previsto nell'accordo, uno scambio anche nelle possibilità di esibirsi. Noi facciamo una serie di eventi nelle nostre aule, per esempio alla Città della Sportiva Universitaria abbiamo un anfiteatro all'aperto. È possibile che utilizzare anche degli spazi del teatro per eventi dell'università, ma è anche possibile che il teatro per le sue attività possa utilizzare spazi dell'università. Certamente l'anfiteatro della Città dell'Universitaria, ma perché no il cortile interno dell'università, che in qualche modo è un palcoscenico quasi naturale con la sua bellissima scalinata. Sono tutte attività, ne ho menzionate alcune, che provano a dire nei fatti che esiste nei fatti una sinergia e una collaborazione tra due istituzioni che sono vicine, che si guardano, ma che nel passato si sono poco parlate e soprattutto hanno fatto poco le cose insieme. Io condivido con il direttore, con il maestro Ninia Verna, che è qua alla sinistra, il sovrintendente Bernava, questo percorso di protocollo. E ribadisco il concetto del presidente Fiorino sull'apertura al territorio. Probabilmente avrete notato che il conservatorio, da quando io e il maestro Verna siamo subentrati nei ruoli, diciamo un po' più di apertura al territorio, un po' più di manifestazioni e di rapporti con il territorio, e non solo il territorio strettamente locale, hanno. Quindi condivido questo. Condivido la questione normalità del rapporto che ha detto il magnifico rettore, perché è assurdo in qualsiasi città un teatro, una università e un conservatorio di musica è banale, che quasi banale che collaborino. Da noi diventa rivoluzionario, cosa su cui lavorare. E quindi grande felicità, grande soddisfazione. Preciso per quanti di voi magari il conservatorio è dalla legge, direttore correggimi se sbaglio, dal 99, e diciamo i diplomi del conservatorio sono equiparati alle lauree, adesso c'è l'equipollenza, quindi diciamo noi ci avviciniamo con timidi ma come dire decisi nel nostro settore evidentemente di pertinenza, che è quella della formazione musicale e della produzione, perché noi adesso per legge abbiamo l'obbligo, e da qui tutte le iniziative e attività con le varie orchestre, compagini orchestrali, compagini varie, quindi diciamo ci avviciniamo da quel punto di vista, insomma, da un po' con le cose positive e le cose negative ci hanno voluto equiparare e mettere sullo stesso piano dell'università, con un'organizzazione molto diversa, una specificità ben precise, quindi no, questo qua è l'accordo non è quello, è fatto da un altro, questo è un altro, dopo la prima pagina la cambiamo, dai, esatto, dopo che sì, mi sì, ho fatto sì, la prima.